Sindaco Murgante oggi ad Accadia un'importante mostra dedicata alle macchine di Leonardo, perché questo? Ma perché noi vogliamo innanzitutto ricordare questo genio del Cinquecento eclettico che ha spaziato su tutti i campi, dall'arte alla tecnologia, alla scienza, e rendere omaggio a uno genio così alto del Rinascimento italiano è importante. Ma poi l'abbiamo voluto portare ad Accadia perché noi pensiamo di recuperare Lione Fossi all'insegna della tecnologia più avanzata, alimentando questo borgo a idrogeno, quindi il connubio tra una scienza e l'innovazione del Rinascimento e l'innovazione tecnologica dei giorni nostri adattata a un borgo medievale, credo che sia proprio il culmine importante per far conoscere questa nostra terra, per propagandarla e per dire che noi abbiamo tanta energia che vogliamo spendere per valorizzare questo borgo, per valorizzare questo territorio. Infatti oggi partecipano a questo incontro, oltre alle scuole, i ragazzi e tutte le autorità, soprattutto i sindaci di questo territorio, e quindi nasce un modo di fare insieme, diciamo mettere insieme le forze per portare avanti il territorio, e secondo me questa è la carta vincente per far rinascere il subappennino Dauno, i monti Dauno. Sindaco, se ne stanno provando di tutte, sostanzialmente ci sono tanti progetti nel cassetto pronti ad uscire per far tornare alla luce anche questa borgata, il Rione Fossi. Sì, assolutamente sì, abbiamo presentato questo progetto anche alla BIT di Milano, oltre che alla Camera, per sensibilizzare la politica verso questo progetto, e abbiamo presentato anche al primo ministro, quindi a Conte, che ha fatto il decreto per la capitanata, il progetto di recupero del Rione Fossi, un borgo a idrogeno, sarebbe il primo borgo europeo alimentato a idrogeno. Pensiamo che questa cosa possa destare curiosità e aspettative, e noi speriamo di poter fare in modo che venga promosso e venga finanziato. Finora avete avuto manifestazioni di interesse in questo campo? Sì, assolutamente, ci sono stato a Roma degli industriali che hanno voluto il progetto per discuterne con altre importanti società, probabilmente ci potrebbe essere una svolta breve, ma anche la Regione Puglia ha manifestato molto interesse, per cui ha mandato dei funzionari qui per vedere di che si trattava e fare delle schede di promozione di possibili finanziamenti. Ecco, tutti riguardano il progetto all'idrogeno o c'è anche qualche altra cosa che potrebbe ricadere poi sul Rione Fossi? No, assolutamente l'idrogeno è complementare al recupero di tutte le strutture del Rione Fossi, perché queste devono essere destinate, oltre che albergo diffuso e a un turismo di qualità, di alta qualità, ma soprattutto borgo di artigianato e di artisti. Abbiamo le manifestazioni di diversi artisti che vogliono mettere i loro atelier in questo borgo, e noi siamo convinti che riusciremo a mettere insieme le cose per far rinascere il Rione Fossi. Sindaco, tempo fa si parlava anche della possibilità di portare all'interno di questa borgata anche una sorta di set, di allestirlo a set cinematografico. È ancora in ballo questo? Sì, assolutamente, nel progetto che noi abbiamo presentato una parte del Rione Fossi verrà allestita a set cinematografico, e quindi è assolutamente all'ordine del giorno. È sicura questa cosa? Sì, assolutamente sì. Chi lo farà? La Puglia? Ma noi stiamo parlando con la Puglia Film Commission, con il direttore dell'assessorato alla cultura, e ha incontrato molti assensi, vediamo di concretizzarlo.